una sconfitta che brucia, anche perché nel finale avevate avuto l'occasione per pareggiare questa partita, ma io vorrei partire dalla tua prestazione. Mi sembra, non so se sei d'accordo, la miglior prestazione da quando giochi con il Pescara. Ma siete voi che lo dovete dire, io comunque mi sentivo bene, mi alleno con continuità, il mister sa quello che posso dargli, anche io ho bisogno di continuità, perché non tutti i giocatori entrano e sono subito in forma, però sono contento di quello che sto facendo, voglio crescere e voglio fare ancora meglio. Non è stato altrettanto positivissima la prestazione del Pescara, ne parlavamo anche con Pillon qualche istante fa, non si vede più la squadra brillante di qualche settimana fa, c'è stata una flessione di gioco e anche di risultati, quali possono essere le chiavi di lettura di quello che sta accadendo? Ma durante l'arco di un campionato ci sta, di solito a inizio anno i valori delle squadre sono bene o male bilanciati, poi cominciano a uscire i valori delle squadre, le altre stanno crescendo, noi dobbiamo continuare a lavorare perché comunque la classifica ci dice che siamo in un'ottima posizione, le altre davanti non mi sembra che corrono più di tanto, anche il Palermo si è fermato con due pareggi, quindi dobbiamo stare calmi. Chiedo al difensore del Pescara Ciofani perché questa squadra, lo chiedo a un difensore non un attaccante, continua in queste ultime settimane a fare un po' fatica a mettere il pallone in rete, tu da dietro cosa vedi? Ma se è per questo Pescara sta prendendo anche gol, perché altrimenti le partite finirebbero tutte 0-0, non è così, quindi non è giusto buttare la croce addosso agli attaccanti o chi per loro, sicuramente sono tutti giocatori di grande generosità, quindi avranno sicuro, arriverà il momento che troveranno la via del gol. A proposito di gol subiti e quello di Ghiomber sugli sviluppi di un calcio d'angolo, non ha visto una difesa piazzatissima e comunque Ghiomber è riuscito a scavalcare per rotta proprio in occasione del gol del 2-1. Ma è un giocatore temibile soprattutto sui calci da fermo, Ghiomber. Sì, ma sono tutte situazioni che si verificano, era una marcatura uomo e c'è anche la bravura dell'avversario, io ero lì vicino, ho visto comunque che Perotta lo stava marcando bene, obiettivamente è stato più bravo Ghiomberg. Venerdì si torna in campo all'Adriatico con il Carpi battuto oggi in casa da Lecce, però contro la formazione emiliana venerdì bisognerà assolutamente tornare all'appuntamento con la vittoria, una gara, forse la gara più importante di questa stagione considerando il momento della squadra. Le gare sono tutte importanti, lo sappiamo, noi andiamo sempre in campo per ottenere il massimo, poi sono partite che ci riusciamo, altre meno, sicuramente è una partita alla nostra portata, però sappiamo come sono le squadre di Castori, non muoiono mai, quindi dobbiamo veramente andarci con i piedi di piombo e con la massima serenità.